bastone. Cari amici, ben ritrovati sul canale del Capobastone. Siamo qui oggi con una news, con una novità riguardo al video che ho pubblicato ieri. Ieri, vi ricordate, ho fatto il video su Lugozzi, su questo Lugozzi che praticamente ha pubblicato video di natura oscena, proprio con insulti gratuiti verso delle personalità molto importanti, quindi si è messo sotto una luce veramente pericolosa. E questo Lugozzi intelligentemente ha capito quello che ha fatto e ha rimosso tutti i video, li ha messi privati, tant'è che 9 minuti dopo il caricamento di quel video, ripeto 9 minuti, ha capito subito la gravità e li ha rimossi, e mi ha anche mandato un messaggio con scritto: mi scuso con tutti, non volevo. A posto, sei un grande, perché tu hai fatto vedere a tutti che hai un cervello e sei un ragazzo furbo. Bravo, perché io, ti dico la verità, l'ho fatto sia per te ma anche per gli altri, ma soprattutto per te, perché sai, quando tu dici vaffanculo, coglione, puttana a un utente qualsiasi, è un utente qualsiasi che magari ti ha insultato prima, ma se lo dici a Keledan, che è un uomo, è un capo di un network che produce soldi, sottolineo questa cosa perché è molto importante, e Ciccio Gamer che fattura una milionata di migliaia e migliaia di euro ogni mese, capisci che la cosa diventa molto molto pericolosa. Perché? Perché chi ha i soldi non ha paura di buttarne via, perché tanto ne ha altri, capito? Il mese dopo, se Ciccio Gamer ti fa la denuncia e spende 2-3 mila euro, a lui non gliene fotte un cazzo, tanto con tutti i bambocci che ci sono dietro, 2000-3000 euro se li rifà settimana prossima. Però tu, che magari sei uno studente, io non so adesso quanti anni hai, cosa fai, se lavori, se studi, però capisci che 2-3 mila euro li vedi con il binocolo, e quindi è un peccato buttare via i soldi e darli a persone che sono già piene, strapiene di soldi. Un po' come Favij, che guadagna 20.000-30.000 euro al mese, non so quanti, e praticamente ci sono lavoratori di 50 anni in cassa integrazione che non raggiungono nemmeno la fine del mese. Questa è l'equazione matematica, benissimo. E io l'ho fatto appunto per te, e qui mi hai dimostrato che sei un ragazzo veramente intelligente, perché con questo messaggio, mi scuso con tutti, non volevo, hai fatto capire che sei un ragazzo sveglio, e l'ho fatto per evitarti appunto questi problemi. Ora, ci sono alcuni cazzoni e figli di puttana, nonché teste di minchia e ritardati mentali, che mi hanno scritto sotto il video: ma quello non è il vero Lugozzi, il Lugozzi è nato da Blair, capito? È nato da Blair. Ma brutti coglioni coprofagi, mangiatori di merda e bevitori di piscio con la sborra inclusa, ma che cazzo dite? Io parlavo del canale, capito, bambocci? Del canale. Uè! Mi sento Ligabue quando faccio così, anzi Piero Pelù. Coglioni, io parlavo di questo canale, non parlavo del bamboccio che bestemmia su Call of Duty. Cosa vuoi che me ne fotta di un bamboccio che bestemmia su Call of Duty perché gli hanno ammazzato 10 volte il personaggio? Cosa me ne fotte? Io parlavo di questo canale e di chi c'è dietro, perché chi c'è dietro era il responsabile. Parlo al passato perché questo ragazzo si è dimostrato molto intelligente. E quindi è inutile che mi interrompere i coglioni, che fail. Ma cosa fail? Io ho salvato oggi un ragazzo da una possibile e probabilissima denuncia. L'ho salvato, mi dovete medagliare al valore, portatemi subito Obama, subito. Bastardi, voi ci godevate se quello veniva denunciato. Io l'ho voluto salvare perché, come vi ho detto prima, vi ho fatto un discorso, a me dispiace quando un ragazzo viene denunciato magari da qualcuno che guadagna 20-30 mila euro al mese, mi dispiace. Poi
questa prova, il fatto che lui li ha messi privati, è una prova di grande intelligenza, perché ha capito dove ha sbagliato. Quindi è inutile che voi dite: no, ma quello è nato con Blur, questo è un fake, è il fake del fake del fake, ma quello l'ha incontrato su Call of Duty. Me ne sbatto il cazzo di chi è, me ne sbatto il cazzo. Anche quello di ieri che si chiamava, non so, Stalin, Hitler, è ovvio che non è quello lì e si riferisce al nazismo, è ovvio. Ma io parlavo del canale Lugozzi, capito? Se il canale si chiama Lugozzi, io parlo del canale Lugozzi. Non posso parlare del canale Anova che deriva da quello che l'ha preso quello. Io non seguo quella merda, a me non me ne frega un cazzo da dove nasce Lugozzi, capito bambocci? A me che Lugozzi sia un giocatore di Call of Duty, ossia uno che lecca il buco del culo per 5 euro ai barboni, non mi fa differenza, non lo nomino. Io parlo del canale, io non seguo certa merda, certi youtuber non mi interessano, quindi tutto quello che succede non è affar mio. Io prendo il canale, oggi ho preso quel canale per farvi capire che non importa il nome, ma importa i contenuti, quello che fai. Quindi se tu fai quei video molto pericolosi, perché è molto pericolosi? Perché l'avete visto voi stessi a Romix, cos'è successo? Un cornetto in faccia alla Nutella è scoppiata la terza guerra mondiale. Per un cornetto alla Nutella, e poi quell'altro che spingeva quell'altro, quell'altro che ha fatto il video contro, lo stesso lanciatore di Nutella che si è fatto iscritti e adesso vola a gonfie vele, capito? Poi sono diventati amiconi, poi no, poi sì, poi c'è quello che parla dietro. Da un cornetto alla Nutella è scoppiato un delirio. Quindi immaginate voi cosa poteva accadere se Keledan o Ciccio Gamer avessero visto quei video. Adesso io non so se li hanno visti o no, non lo so. Però quando io ho visto quei video, cazzo, fossi uno di quelli, insomma, qualcosa avrei fatto, no? E quindi proprio per questo l'ho voluto salvare. Io sono Benedetto, capito? Benedetto XVI. Io ho salvato un'anima impura dalla denuncia, capito? Io dovrei essere lodato in Piazza San Pietro come salvatore dei più deboli. Un po', sapete, come quelli partigiani che facevano scappare gli ebrei dalla Germania nazista o li nascondevano sotto le mattonelle, sotto le lastre di legno, nei capannoni, nel tetto. Ecco, io dovrei essere un salvatore, capito? Uno di quelli che ha fatto scappare gli ebrei, capito? Cioè io sono un salvatore. Quindi questo ragazzo è stato molto intelligente. Voi, a parte scrivere cagate, non ho visto un commento intelligente, ma forse 5-6 commenti ho visto intelligenti. Il resto, non è lui, viene da Modern Warfare, ha fatto Call of Duty, me ne sbatto i coglioni. Se quello è un fake, è vero, è falso, è così così, è metà, è un transessuale, è uno che lecca le anatre, a me non me ne fotte un cazzo, capito? Io parlavo del canale, se il canale si chiama Lugozzi, ho parlato del canale Lugozzi. Se si chiamava tua madre puttana, parlavo di tua madre puttana. Ma non significa che deriva dalla tua mamma puttana, ma deriva da quel canale. Cioè, quello che c'è stato, io non so da dove è nato Lugozzi. Mi dite che è nato da Blur, dal bestemmiatore seriale, e quindi monetizzato ovviamente, ricordiamo. E quindi a me non me ne frega un cazzo, io parlavo del Lugozzi canale. Bene, che altro dirvi? Ah, che altro dirvi? Allora, ascoltatemi bene adesso, settimana prossima, e penso martedì, anzi quasi sicuramente sarà martedì, anzi segnatevelo sul calendario, martedì avremo una live che la Madonna si mette a lucidare le pentole di Satana, proprio con lo straccio, zacca 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 zacca, si mette a lucidare. Una live imperdibile. Se dovete uscire con la fagiana, abbandonatela per strada, cioè voi la portate in camporella, no? Facendo finta che ve la chiavate, poi aprite la portiera, la buttate giù, tornate a casa, vi preparate popcorn e vi guardate la live, perché la live di martedì sarà veramente speciale e con ospiti incredibili. Io vi dico solo questo. Non so ancora dove sarà fatta, vedremo se in campo neutro o altro. È ovvio che io questa volta sarò molto ma molto più pesante. Con tutti gli stronzi che mi rompono i coglioni, li mando a fare in culo e creo un flame della Madonna. Perché l'ultima volta, con il repettone yo-yo del cazzo, io mi sono contenuto. Stavolta
Stavolta la butto giù la live, ve lo giuro, non fiatate che, guarda, esce una parola contro Dio bello, butto giù tutto, ve lo giuro, butto giù tutto. Quindi sarà una live veramente sul filo del rasoio. Non ve la perdete, non ve la perdete, perché sarà una live bellissima. Bene, che altro dirvi poi? Allora, abbiamo detto tutto praticamente. Lugozzi, il ragazzo, faccio ancora per l'ennesima volta i complimenti a questo ragazzo, che è stato veramente intelligente. Io ripeto, non ce l'ho con te, ma ce l'ho praticamente con i video che hai fatto per difenderti. Io l'ho fatto per te, lo faccio per voi. Quindi ora vi saluto, un bacino sulla figa delle vostre sorelline e ci ribecchiamo al prossimo video.